Bentornati e bentornate qui su LR Channel, mi vedete lo stesso look degli ultimi due video perché veramente raga non ce la faccio a cambiarmi. Quindi, come avrete capito dal titolo, oggi parliamo di aggiornamento salute, cioè tantissimi di voi mi continuano a chiedere di aggiornarli sul mio stato di salute e lo faremo in questo video, non sono riuscita a fare una diretta ma comunque vi spiego tutto e se siete curiosi di sapere come sta andando ovviamente non vi rimane altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi il solito bacio e aspettarvi dopo la sigla. Ok ragazzi, brevemente, innanzitutto voglio dirvi che non riesco a fare la diretta in questi giorni perché proprio non ce la faccio. Per cui, insomma, abbiate pazienza, abbiate un minimo di comprensione. Purtroppo è un periodo in cui non riesco ad essere regolare e soprattutto non riesco a pianificare perfettamente, perché non è che quando uno sta male ha un preavviso di 2-3 giorni, cioè se stai male stai male, quindi magari programmo di fare una cosa e poi non riesco a farla perché non mi sento bene. Allora, in questo caso bisogna fare un po' di puntualizzazioni. La prima cosa che mi preme puntualizzare è che anche se voi vedete da Instagram, dalle storie, dai vlog, da quello che pubblico su YouTube, vedete una Eller super mega figa forte e guardate come mi sono truccata bene, mi sono messa l'extension eccetera eccetera, per il 70% del tempo non sono così, nel senso che purtroppo, come vi ho detto, cioè sono ancora in piena convalescenza fino al 9 gennaio, oggi è il 29 dicembre, quindi fino al 9 gennaio dovrebbero essere i miei 2 mesi di piena convalescenza dell'intervento, però purtroppo, come voi sapete, io ho delle piccole complicazioni che sono dovute al farmaco. Ecco, io dico sempre piccole complicazioni, però in realtà purtroppo sono cose importanti, perché avere un'artrite che ti comporta dolori, dolori di schiena, le malattie del sistema immunitario, è noto che abbiano tantissima influenza su quello che è la nostra attività energetica, cioè l'energia del nostro corpo. Infatti io ho sempre sonno, ho sempre una enorme stanchezza, ho fatto gli esami del sangue e non ho l'anemia, per cui non vi preoccupate, dato che poi mi chiedete soprattutto sta roba come l'avete detta in tanti. No, non ho l'anemia a posto, cioè nel senso il ferro a posto, non ho questi problemi, però purtroppo sento tantissimo questa stanchezza che è dovuta proprio al fattore del sistema immunitario e dell'artrite. È una stanchezza cronica, per cui magari io riesco a lavorare per un'ora e dopodiché sono sfinita come se avessi lavorato 2 settimane di fila. Una vita così è un po' difficile da gestire, anche qui io dico che è un po' difficile da gestire, ma potrei dire benissimo che è disastrosa, perché effettivamente è un po' un disastro, però ovviamente è la mia vita e devo farci conti quotidianamente. Tante volte mi sono sentita dire, però tu esci tutti i giorni. Nel senso, esco una volta ogni 4 giorni, a volte non esco per settimane, cioè voi magari vedete 2-3 storie, però per esempio qualcuno di voi si è accorto che non ho postato neanche una storia a Natale. L'unica storia in cui mi si vedeva a Natale ero seduta con mia nipote, era una storia in bianco e nero, dove ero seduta con mia nipote e vi ho salutato, così, ed ero in camera di mia nipote, non sono riuscita a fare altro queste feste perché ero veramente sfinita, quindi nel senso non vi ho postato un pranzo, non vi ho postato una cena perché proprio non ero in condizioni, anche proprio in viso non ero in condizioni di farmi vedere. Magari mi vedete attiva con le foto perché non mi riprendo io, mi vedete attiva perché l'entusiasmo dentro di me è sempre molto carico, anzi più non posso fare qualcosa e più la voglio fare, come è normale che sia, e quindi il mio entusiasmo è carichissimo, la mia energia interiore, cioè nel senso quella dello spirito, è carichissima, e il corpo però non gli va dietro quasi per niente, per cui insomma si fa fatica, ecco, faccio abbastanza fatica. In questi giorni ho avuto degli eventi e sono stata
stata presente a degli eventi, sono andata da Estée Lauder, lo avete visto nei vlog, da MAC, sono andata a farmi mettere l'extension che sono cadute al primo lavaggio, ragazzi, ma perché secondo me gli adesivi che mi avevano dato non erano buoni, quindi adesso ho l'extension a clip, però dovrò andare a rimetterle. Ho partecipato alla sfilata di Amarantissima, quella del vlog, nell'evento di Irene Pivetti. Cioè, ho fatto tutte queste cose, però per poter spendere una serata a fare appunto la sfilata così, praticamente sono stata per 3 giorni quasi interi a letto, ok? Quindi, cioè, bisogna sempre valutare. Questa cosa mi preme dirla perché poi sembra che quando vi parlo dei problemi, proprio perché non lo faccio disperandomi e non lo farò mai disperandomi, anche quando sono disperata, ragazzi. Cioè, non mi vedrete mai disperata sui social, perché non è il messaggio che io voglio dare. Io voglio sempre dare un messaggio di forza, di energia e non di disperazione. Quindi anche quando, anche nei miei momenti più pessimi, non sarà mai quello il messaggio che io vi darò. Però vi parlo delle mie cose. Sappiate che ve ne parlo sempre molto seriamente, non parlo così per dire, non dico le cose così tanto per dirle. Però appunto queste cose che mi vedete fare sono molto sofferte, cioè sono molto patite nel senso di pathos, cioè me le sono proprio conquistata. Cioè io per poter uscire una sera o per riuscire ad uscire un pomeriggio e fare un evento da Estée Lauder o a vloggare per MAC, cioè io mi devo preparare, cioè devo fare almeno 3 giorni di recupero di energie e 3 giorni dopo di recupero dopo, ok? Quindi in realtà non è tutto così facile come a voi sembra, e mi preme dirlo proprio per il fatto che spesso in realtà mi sono arrivati veramente pochissimi messaggi, tipo 2 o 3 messaggi, però da persone che comunque con cui comunque parlo, per cui mi dovrebbero conoscere magari anche più di altri, mi sono arrivati questi messaggi: però sei sempre fuori, però ti vediamo sempre fuori. Voi mi vedete sempre presente in rete, ma non mi vedete quasi mai fuori. La maggior parte delle volte vedete delle fotografie, che poi, o tipo quando ho fatto il servizio fotografico, poi ovviamente avendo fatto tanti set, giustamente poi le vedete spalmate per giorni e giorni e giorni, settimane e settimane. Quindi non è che sono sempre fuori, anzi tutt'altro, sono sempre in casa, cioè sempre, la maggior parte del tempo le passo in casa. Il mio spirito sta bene, nel senso che sto riuscendo a regolare l'umore, a non farmi prendere dai momenti di sconforto, però la situazione è sicuramente abbastanza critica. Che situazione è? È la situazione di partenza. Vale a dire che l'operazione ha sicuramente tolto il cancro, mi hanno tolto completamente un seno, per cui giustamente non c'è più il cancro. In realtà ce n'erano 2. Uno era nel dotto e uno era la palletta che io sentivo sotto l'ascella, che non era una metastasi come pensavano all'inizio, non era neanche un linfonodo. L'operazione è andata benissimo, anzi meglio di quello che ci si poteva aspettare, perché praticamente il cancro non ha infettato i tessuti, per cui hanno potuto conservare tutta la parte esterna, diciamo, del seno, e mi hanno potuto anche ricostruire direttamente, quindi mi hanno ricostruito il seno completamente. Quindi è andata molto molto bene. È andata molto bene anche dal punto di vista proprio specifico oncologico, perché il cancro non era infiltrante, era tutto in situ e incapsulato, e quindi non aveva intaccato nemmeno i linfonodi. Ciò vuol dire che vengo esonerata di default da chemioterapia e radioterapia, che per me sarebbero state veramente importantissime, cioè una cosa importantissima e molto molto grave, come lo sono per tutti, ma per me, avendo io una patologia di partenza, probabilmente lo sarebbero state un pochettino di più. A questo punto però si rende necessaria, dato che il mio cancro è risultato ormono responsivo in altissima percentuale, si rende necessaria una cura ormonale, che io devo scegliere di fare o no, vale a dire devo scegliere di fare perché mi danno questa possibilità, ma in realtà, cioè, tutti alla fine scegliamo, però in realtà loro la vedono come indispensabile. Quindi questa cura ormonale per me sarebbe indispensabile secondo il punto di vista degli oncologi e del chirurgo oncologo, di cui mi fido in maniera praticamente totale, perché veramente sono stati eccellenti a dire poco. Si rende necessaria questa cura ormonale, ma io non so se la farò o no. Perché? Perché appunto sono al punto di partenza. Vale a dire che dal punto di vista invece dell'artrite, torniamo dalla parte di là, il farmaco nuovo che mi hanno dato non sta funzionando al massimo, anzi in realtà mi dà
parecchi effetti collaterali sgradevoli, molto sgradevoli, che sono per esempio questa stanchezza cronica di cui vi ho parlato, ma purtroppo anche un senso di nausea abbastanza pesante, addirittura all'inizio con della tachicardia fortissima che durava per ore, cose da pronto soccorso, non cose da mi metto lì e aspetto. Adesso me ne stanno dando metà della dose e sto comunque ancora male e purtroppo non ha fermato i dolori dell'artrite, nel senso che sono piena di dolori e l'artrite si è riattivata in varie parti del corpo, per cui anche se voi non ve ne accorgete, però io per esempio faccio fatica a muovere la mano sinistra, cosa che nessuno nota, nessuno ha notato, perché io sono bravissima a mimetizzare le cose che non vanno bene, però purtroppo ho questo problema importante della parte finale della mano sinistra e quindi la mano sinistra non ha forza, non posso aprire una bottiglia, non posso aprire una scatola, non posso aprire, cioè non posso tenere un sacchetto in mano, ok? Quindi la mano si muove per metà, cioè la parte tipo il pollice, l'indice, il medio si muovono, le ultime due dita non riesco a muoverle bene e in più questo fortissimo dolore dell'articolazione dell'ultimo dito mi impedisce di poter utilizzare la mano. È abbastanza pesante perché capite bene che la mano, se c'è, mi serve, la vorrei utilizzare. E in più purtroppo fa un male cane, ma veramente un male cane costante e perenne che non si ferma, non si abbassa. Inoltre, a quanto pare, mi dà problemi anche la tachipirina, per cui non posso prendere appunto per i dolori nemmeno il paracetamolo, perché mi dà dei problemi pesanti al fegato, perché mi sono andate le transaminasi alle stelle proprio causa tachipirina. Quindi la situazione non è delle migliori. L'idea è quella di tornare al farmaco vecchio, ma c'è un grossissimo ma, che è quello legato alla cura ormonale, per cui ritorniamo dalla parte oncologica. Allora, praticamente la cura ormonale cosa fa? Ti fa andare in menopausa. E io in menopausa non ci voglio andare per due ragioni. Uno, perché aumentano in maniera esponenziale tutti i dolori articolari. Io già sto morendo dai dolori adesso senza la cura ormonale, figuriamoci con la cura ormonale. Due, perché se è vero che la cura ormonale abbassa semplicemente la percentuale ipotetica di una recidiva che io non potrò avere perché mi hanno tolto tutto, quindi dove mi viene il cancro? Non può venirmi una recidiva, se mi viene un cancro nuovo. Però appunto aumenta la possibilità di cancro in altre parti del corpo, fegato, reni, pancreas, ovaie e quant'altro. Quindi almeno pare che l'aumenti. Ovviamente in un caso normale, dove c'è una persona che non ha problemi di articolazioni, che ha avuto magari un'operazione parziale, dove gli hanno tolto solo un quadrante, quindi non tutto il seno. Il mio cancro, tra l'altro, aveva un fattore di aggressività bassissimo, per cui non mi sento nemmeno così in pericolo da quel punto di vista, sotto quell'aspetto, però appunto c'è sempre la possibilità che una cellula, che ovviamente non è possibile valutare se ci sono delle cellule impazzite in giro, sia andata in giro, ok? Quindi in realtà la cura ormonale sembra essere necessaria per abbassare il valore percentuale di possibilità di recidiva. Nel mio caso sono talmente tante le controindicazioni che io sto pensando e sto scegliendo, ma lo farò ovviamente sempre insieme ai medici e in accordo con i medici, penso che non la farò. Loro lo sanno già che io sono di questa opinione, mi hanno detto valutiamo le cose, le stanno valutando ovviamente in equip. L'ultimo appuntamento che ho prima di appunto prendere delle decisioni è per il 9 gennaio, oggi è il 29 di dicembre, per cui insomma tra 10 giorni io sarò costretta a prendere una decisione se andare avanti a curarmi il cancro e quindi poi morire dai dolori dell'artrite o se continuare a curarmi l'artrite e a questo punto reinserire il farmaco vecchio sempre con carte che dovrò firmare io, la presa di responsabilità eccetera, perché l'ospedale tecnicamente il farmaco, quel farmaco lì che funziona con me o che funzionava, che aveva sempre funzionato con me negli ultimi 14 anni, loro teoricamente non potrebbero più darmelo per una questione di protocollo. Quindi io spero di essermi spiegata, so che la situazione è incasinatissima, però spero di essermi spiegata abbastanza bene. E anche lì dovremo decidere se utilizzare lo stesso farmaco di prima oppure utilizzarne un altro per altre ragioni che vanno sempre ad inficiare
con l'aspetto ormonale, l'aspetto della fertilità, l'aspetto della menopausa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, la situazione è questa. Non ho potuto in questi giorni fare una diretta perché non avevo, veramente non stavo abbastanza bene per farla, e non voglio, ripeto, non voglio farmi vedere che sto male, non tanto perché non voglio essere sincera, perché tanti di voi mi dicono ma se sei sincera fai vedere sia quando stai bene che quando stai male. Allora io ve lo dico che sto male, sto veramente, in alcuni momenti sto veramente in modo pessimo, non male, di più in alcuni momenti. In altri momenti sto molto meglio, quelli che in cui mi permetto di registrare i vlog, di registrare... Io dove mi sto sporcando, raga? Sono tutta sporca. Dove mi permetto di registrare appunto i vlog, le storie di Instagram, eccetera, eccetera. Però in realtà in questo momento non è uno dei miei momenti migliori, anzi è uno tra i miei momenti peggiori, fisicamente parlando. Parliamo sempre di macchina biologica, poi dentro, interiormente mi sento una supereroina, tant'è che voglio farmi un tatuaggio che non vi dirò qual è, qua sulla spalla, vedremo se qualcuno di voi lo indovinerà. Quindi non è che non voglio essere sincera, io sono più che sincera, oltremodo sincera, però voglio che sul mio canale, sui miei canali e soprattutto per quanto riguarda la mia persona passino dei messaggi di forza, perché è proprio questa forza interiore che mi sta aiutando a attraversare questo periodo, farlo con il sorriso e cercare di dare tutta me stessa al posto che sta lì a frignare, piagnucolare, che è legittimo, quando si sta male è legittimo anche quello. Però io non lo voglio fare e soprattutto non voglio dare a voi questo messaggio. Io voglio dare a voi un messaggio di forza, un messaggio di una persona che crede in quello che fa, che si permette anche dei momenti frivoli, perché mi è stato contestato anche che sul mio canale ci sono i video frivoli. Ragazzi, io ho avuto un cancro, ho l'artrite e ho tantissime problematiche, ma non per questo devo stare a guardare il nulla e a pensare a tutti i problemi di tutto il mondo. Ragazzi, ho bisogno anch'io di ridere, scherzare e fare delle sciocchezze, che sono le sciocchezze di tutti i giorni che fanno tutte le persone. Ho bisogno anch'io di sentirmi e vedermi bella, perché vedersi con le occhiaie, con la faccia grigia, spenta, vedersi piangere per i dolori, star sempre lì a contorcersi dal mal di pancia, dal mal di schiena, dal mal di mano, vi garantisco che non è una bella cosa. Per cui il fatto di poter realizzare dei video frivoli in cui mi trucco, in cui vi faccio vedere i vestiti nuovi che ho comprato, e io, cioè, per me ognuno può spendere i propri soldi come cavolo gli pare, ma addirittura io li compro per necessità perché sono dimagrita 10 kg, raga. Per cui non è che vado in giro a fare le frivolezze perché me ne frego, e anche se fosse andrebbe bene lo stesso, ma non è il mio caso. Però faccio diventare, cerco di far diventare divertente e di tirar fuori il sorriso, la risata, la leggerezza che nella mia vita manca da ogni momento possibile. Non posso tirar fuori la leggerezza quando sono lì che piango per il mal di schiena, non riesco a tirar fuori la leggerezza quando ho il cuore in pezzi perché vedo la mia vita che non va come vorrei, e non può andarci per una questione di salute, di forza maggiore che è più forte di me, ok? Quindi non posso io tirar fuori la leggerezza da questi momenti, ma se nel momento del bisogno oppure nel video di lavoro, cioè i ragazzi, io ci lavoro con internet per me è un lavoro, non è uno svago e basta. Il fatto che io possa tra l'altro lavorare così per me è una fortuna, perché io con le patologie che ho io non potrei mai fare un lavoro normale. Io questo lavoro qua me lo gestisco da casa come voglio, quando voglio, mi sento bene di notte, registro i video di notte, mi sento bene al mattino, registro i video al mattino. Non mi obbliga nessuno ad avere degli orari di lavoro, non mi obbliga nessuno ad avere delle tempistiche, sono quelle che decido io per me e per il mio canale e cerco di rispettarle. E cara grazia che io non sto sul gobbone dello Stato, perché io avrei potuto già tempo fa usufruire di una pensione di invalidità che non ho mai richiesto, perché volevo farcela con le mie gambe. Per cui sinceramente, dato che ho letto sotto qualche video qualche critica di questo genere, fatevi un attimino un esame di coscienza voi su quello che dite, perché chi si sbatte per fare diventare ogni momento brutto un'opportunità di gioia, un'opportunità di leggerezza, un'opportunità di condivisione, di forza con gli altri che magari ti guardano e stanno male come te o anche peggio di te, ma magari proprio dal tuo video riescono a tirar fuori la forza che vorrebbero avere loro ma che non hanno. Per una persona che cerca di non stare sul gobbone dello Stato e dei contribuenti, ma anzi contribuisce lei, perché io pago le tasse, ragazzi, su tutto quello che guadagno, e ho una partita IVA, pago le tasse come tutti gli altri.
Quindi voglio dire, cioè io mi sono fatta un culo quadro per aprire questo canale, per farlo diventare un lavoro, perché non mi è possibile lavorare come tutti gli altri, cioè cercate di capire veramente la situazione, ok? E non mi sono mai lamentata, non mi sono mai lamentata quando mi mancavano i soldi, non mi sono mai lamentata quando non riuscivo a fare tutti i video che volevo, non mi sono mai lamentata, non mi sono lamentata nemmeno quando mi è venuto il cancro, ok? Quindi io mi faccio veramente un culo quadro, non solo per far sì che la mia vita possa avere delle prospettive migliori di quelle che hanno le persone malate come me, di artrite o di cancro o di quello che è, ok? Non solo questo, ma per far avere anche a voi che mi guardate da casa il messaggio di forza, di una persona che reagisce con forza a una delle avversità peggiori che si può avere nella vita, ovvero quella della salute, ragazzi. Quindi non mi scrivete cose del genere, perché fate veramente delle figure da sciocchini voi, cioè da piccole persone, e non da grandi. Non siete grandi perché mi dite: ah, ma io vedo solo video frivoli. A parte che non ci sono solo quelli nel mio canale, andatevi a informare, andate a guardarli, ci sono video in cui facciamo riflessioni profonde e le faccio insieme a voi e non per voi o per insegnarvi qualcosa. Io non voglio insegnare niente a nessuno, io condivido. E perché credo che la condivisione sia l'unico modo che abbiamo per starci vicini gli uni con gli altri e per farci forza gli uni con gli altri e per imparare gli uni dagli altri, per avere noi la forza di prendere quello che ci serve da quello che qualcun altro che magari non conosciamo nemmeno ci dice, ok? E condivide con noi della propria esperienza. Questo è l'intento di questo canale. E se faccio anche dei video frivoli e ci facciamo una bella risata e facciamo anche una sciocchezza, una cazzata, e parliamo di cazzate, ma che male c'è, ragazzi? Spiegatemi che male c'è. Allora, perché uno ha il cancro deve stare sempre a piangere, soffrire e lamentarsi? Cioè, ma stiamo scherzando, raga? Quindi aperta e chiusa la parentesi, non mi ricordo più che cacchio stavo dicendo. Vabbè, vi stavo raccontando quello che vedete. Ah, ecco, è importantissimo, quello che vedete sui miei social è parte della mia vita, ovviamente, ma è sincero, è tutto sincero, non c'è niente veramente di ritagliato ad hoc per farvi credere una cosa che non è. Io sto male e ve lo dico palesemente, non sto passando un bel periodo nella maniera più assoluta, ok? E ve lo dico senza nessun pelo sulla lingua, ma il mio modo di prendere questo periodo veramente di merda, chiamiamolo così, come deve essere chiamato, è la forza è con me, e tanta di questa forza mi arriva proprio da voi, dai vostri commenti, dai vostri abbracci virtuali, dal fatto che nessuno di voi mi ha fatto sentire una vittima, ma mi avete fatto sentire semplicemente il vostro amore, la vostra vicinanza, la vostra comprensione. Ed è stato bellissimo condividere con voi questi momenti, perché io ve lo dico sempre, in un momento buio anche una piccola luce può essere veramente fonte di una grandissima forza. E pensate che nel momento più buio della mia vita voi siete stati come tantissime piccole candeline che mi facevano vedere tutta la strada passo passo, che mi illuminavano ogni passo che io facevo avanti. E io questo ve lo devo e ve lo dico e ve lo confermo, ve lo devo con tutto il cuore. Ed è per questo che io vi chiamo sempre la family, per questo motivo, perché voi mi siete entrati nel cuore. Mi siete entrati nel cuore con i vostri messaggi, e chi di voi, veramente io cerco adesso di rispondere a tutti, magari un po' scaglionati perché non ce la faccio. Ho 52.000 e qualcosa messaggi in arretrato, non so se vi rendete conto. 52.465, una roba del genere, messaggi in arretrato, cioè io degli ultimi mesi. Io non potrò mai rispondere a tutti messaggio per messaggio, però cerco di farlo pian pianino, grazie ai social, grazie a Instagram, eccetera eccetera, grazie a YouTube, e di rispondere a tutti. E vi garantisco che io mi ricordo di voi, mi ricordo il nome, mi ricordo l'avatar, mi ricordo cosa mi avete scritto, mi ricordo chi mi ha scritto più volte, ok? Mi ricordo, perché sono attenta, sono super attenta ai vostri messaggi, a quello che mi scrivete, a quello che mi inviate. E mi ricordo perché sono empatica con voi, io vi sento. Cioè, io sono molto sensibile, sono diventata sensibilissima, per questo che dico che mi sento una supereroina, perché ho questo, non so come dire, questa sensibilità in più, che anche prima ce l'avevo e non ce l'avevo, cioè ero abbastanza empatica però, ma adesso proprio in una maniera esagerata, io sento esattamente quello che arriva dalle vostre parole.
sento quando qualcuno mi dice qualche cosa perché ha un dubbio, sento quando qualcuno mi dice qualche cosa con amore, quando qualcuno condivide con me qualcosa di triste che lo fa soffrire, anche se magari usa parole edulcorate come quelle che uso io. Io oramai li sento queste cose, per cui mi ricordo di voi. Mi ricordo di voi perché ognuno di voi mi lascia una sensazione unica e personale, per cui mi ricordo perfettamente. Quindi non abbiate paura a scrivermi, vi leggo tutti anche quando non vi rispondo. E ogni tanto quando magari vi metto il cuoricino così, mi fa piacere quando mi scrivete «Ah, Heller mi ha messo il cuoricino», mi fa piacere perché vedo che vi siete accorti, tanto quanto a voi fa piacere vedere il mio cuoricino sotto le vostre foto di Instagram o sotto un vostro commento. Mi fa veramente piacere. E boh, io spero di avervi aggiornato un pochettino su quello che è la mia salute, adesso sorrido. Ma in realtà sto morendo dal mal di pancia, ma non dal mal di pancia tipo che devo andare in bagno, ma dal mal di pancia tipo che ho talmente tanto dolore alla schiena che la schiena non la sento più ed è andato tutto davanti e mi fa male tutto il muscolo del diaframma, per cui adesso la pianto qua e non faccio neanche più video e vado a farmi tipo tutta la sera a letto. E pensate che stiamo anche mangiando a letto io e Mr. X ultimamente. E sì, e devo anche montare questo video, per cui penso che mi metterò proprio a letto. O lo monto domani mattina, perché devo montare il video quello per... Allora, vi spiego. Devo montare assolutamente il video che voglio che esca domani, che è quello per Capodanno, che non è un video di Capodanno, ma è il video della Vision Board. E l'ho registrato prima di questo, per cui mi vedrete con lo stesso look, eccetera, eccetera. E lo voglio montare assolutamente entro domani mattina, per cui adesso mi devo dare una calmata. Mi prendo magari, non so, una tisana, una curcuma, non so che cosa, perché mi fa proprio malissimo il muscolo qua davanti. E mi metto al computer e mi monto il video. Proprio voglia zero, raga, però lo faccio perché voglio farlo per voi, perché me l'avete chiesto in tantissimi. E poi voglio montare subito dopo, monterò anche questo video perché mi sembra veramente molto molto importante, perché me lo state chiedendo anche questo molto. Però magari questo video lo monto poi domani, perché non ce la faccio proprio a montare tutto stanotte. E quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me per tutto questo video, so che è stato lungo e insomma mi auguro di non avervi annoiato, di non aver detto cose insomma offensive, nel mio intento non c'è di offendere nessuno, capisco tutti, capisco anche chi ha dei dubbi, capisco tutto quanto perché in giro se ne vedono veramente di ogni, però non è il mio caso, davvero ragazzi, guardate tutto quello che io vi pubblico nel canale, su Instagram, oramai mi conoscete, il mio cuore è veramente cristallino, credetemi. Non sto scherzando e mi auguro di avervi aggiornato e vi terrò comunque aggiornati. Adesso appena me la sentirò faremo un'altra diretta, però veramente vi chiedo pazienza perché per me anche le feste sono state veramente fonte di stress fisico molto molto importante, anche fonte di stress emotivo, perché capite bene che insomma tutta la famiglia che mi chiedeva come va il cancro, non il cancro, eccetera eccetera, non è stata proprio una roba, cioè è stata difficile insomma, ecco, è stato bello però è stato difficile. Se ci sono domande ovviamente potete farmele sotto l'info box, vi chiedo di lasciarmi un commento con un piccolo cuore così io saprò che avete visto il video fino alla fine, perché questa cosa per me è molto molto importante. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto e se vi ha dato qualcosa, se vi ha mosso qualcosa dentro, come ve lo chiedo in ogni video, vi chiedo di condividerlo, perché è importantissimo condividere video come questi che parlano di cose interiori, che ci permettono di condividere degli stati d'animo così profondi di cui non si parla mai abbastanza, ragazzi. Io proprio dalle vostre email ho capito quanto sia importante tutto il lavoro che sto facendo dal 2015 qui su YouTube, tutto il lavoro del video dei giovedì, del video sul divano rosso, dei video motivazionali, dei video sulla legge dell'attrazione, che poi parliamo sempre 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 di cose interiori, di come stiamo noi dentro, di come ci relazioniamo noi con il mondo esterno. E questo l'ho capito proprio dai vostri commenti quanto sia importante, per cui se ha fatto bene a voi questo video provate a condividerlo sulle vostre pagine Facebook, sui vostri social, su Instagram, Instagram TV, fate come volete, se volete taggatemi anche. Ovviamente io, come vi dico sempre, non è che vi chiedo di condividere solo i video miei, vi chiedo di condividere anche tutti gli altri video, magari di formatori, di scrittori, di autori, di motivatori che vi possano aver portato dei benefici nella vostra vita, in modo tale che se questi benefici sono arrivati a voi possono arrivare chissà
a chi tramite anche il vostro canale e la vostra condivisione. L'ultima cosa che vi voglio dire è che uno dei miei obiettivi per il 2019 è quello di superare i 100.000 iscritti col canale YouTube, per cui se volete aiutarmi a realizzare questo obiettivo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche in modo tale da... in modo tale da venire sempre aggiornati sui video di Aller Channel, sui prossimi video che pubblicherò, anche perché nel 2019 qualche cambiamento ho intenzione di farlo sul canale. A me non rimane che ringraziarvi come al solito, dandovi appuntamento al prossimo video. Vi mando un mega 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 bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.